per la lotta, frenesia di vittoria, istinto di campione. Ecco su cosa si costruisce la leggenda di un uomo come Juan Manuel Fangio. Nostalgia, Fangio? Sì, un poco, naturalmente. Dopo tante, tante corse. Tante corse e tante vittorie. Tante che sembra difficile, quasi impossibile, riviverle tutte nella memoria, dar loro un ordine cronologico o prestigioso che sia. Sì, c'è la vittoria al circuito di Ospedaletti nel 49, la sua prima corsa in Europa. E Monaco, l'anno dopo, con quell'incidente che nell'evitarlo gli permise di far valere tutto il suo sangue freddo e la sua perizia. E la vittoria al Gran Premio di Barcellona nel 51, con la conquista del primo dei suoi 5 titoli mondiali, ad un'età, 40 anni, in cui gli altri corridori cominciano a pensare di ritirarsi. Corse, vittorie e volti di vecchi cari compagni, leali avversari di tante battaglie. La indimenticabile sequenza di vittorie nei Gran Premi d'Italia a Monza, nel 1953, dopo un'entusiasmante lotta con il grande Ascari. E il Gran Premio di Germania al Nürburgring nel 57, la sua corsa a capolavoro. Centinaia di corse, centinaia di vittorie. Una vita intera passata a correre, correre, sempre più forte, sempre meglio, alla conquista del decimo di secondo, su tutte le piste del mondo, inseguendo ovunque l'attimo esaltante del trionfo. Bei tempi, belle corse. Si era giovane, era divertente vincere. Quello delle Pirelli mi aiutavano, avevano fiducia in me e io ne avevo tanta in loro pneumatici. Oggi sulla mia macchina monto il cinturato Pirelli. È un pneumatico straordinario per la sua tenuta di strada. Cinturato Pirelli. Veloce, aderente, flessibile, sicuro. Cinturato è solo Pirelli.